Salve e benvenuti a questo tutorial sul software Prisma che è dedicato alle indagini di soddisfazione del cliente. Premetto che il 90% degli ambienti di questo software sono utilizzabili per qualsiasi tipo di azienda, soltanto un restante 10% è dedicato invece alla rilevazione dei costi variabili in relazione a quello che è il core business delle diverse aziende, quindi si potrà gestire un cantiere, esistono varie versioni, una per gestire il cantiere, una per gestire un'azienda di manifattura con le linee di produzione, un'altra versione per gestire gli eventi e i congressi, i corsi di formazione, il settore automotive con la scheda per gestire il veicolo, uno studio legale, una palestra e le pubbliche amministrazioni. E questo software è completamente gratuito, insieme ad una app aziendale che noi realizzeremo per voi alle condizioni che vedete riportate qui in questo riquadro in verde. E ricordo anche che qui sotto in descrizione a questo video tutorial, così come a tutti gli altri, troverete i link per raggiungere tutti gli altri tutorial delle singole parti, dei singoli oggetti di questo software. Quindi addentriamoci subito nell'argomento che è oggetto di questo tutorial, appunto le indagini di soddisfazione del cliente. Qui dal pannello comandi principale del software trovate in alto a sinistra il link al mio sito internet dove potrete trovare tutti i miei recapiti, oltre a quelli che sono gli stessi di quelli che avete già visto nella diapositiva. E da qua in alto a destra, cliccando su questa icona di YouTube, potrete raggiungere la presentazione generale del software, così come potrete raggiungerla in ordine ai singoli oggetti dalle maschere di inserimento dati, come vedremo subito appunto da questa riguardante la soddisfazione del cliente. Quindi ci entriamo dal sistema qualità, ci potremmo entrare anche da clienti, indagini di customer satisfaction, ma entriamoci dal sistema qualità perché questo è un argomento cardine del sistema di qualità certificato ISO 9001. Chi è certificato è obbligato almeno una volta all'anno a sondare la soddisfazione del cliente circa i prodotti e i servizi erogati dall'azienda, ma ovviamente è un qualcosa che può essere fatto anche indipendentemente dal fatto di essere certificati ISO 9001. Quindi entriamoci da qui dall'ambiente sistema qualità, qualità, registrazioni e andiamo ai processi di sistema, soddisfazione del cliente. Come per qualsiasi altro ambiente del gestionale, c'è una parte in cui si possono inserire dati, una parte chiamata storico in cui i dati invece si possono consultare. Si può consultare lo storico, si possono aggiornare i dati in alcuni casi, si possono consultare le scadenze. Qui in più abbiamo gli epiloghi e le fonti rispetto ad altre parti del gestionale, dopo vedremo di cosa si tratta. Quindi apriamo subito l'ambiente di inserimento dati, relativo appunto alle indagini di soddisfazione del cliente. Come avevo anticipato, qui a sinistra troverete il link con cui potrete sempre ricollegarvi a questo video tutorial qualora ci siano delle perplessità circa l'inserimento o la consultazione dei dati. Quindi apriamo un'indagine di soddisfazione del cliente. Qui ho già inserito un po' di dati, ma magari un po' che li inseriremo qui insieme. Assegniamo un numero all'indagine, un titolo, una data di apertura, una data entro la quale sarebbe opportuno portare a termine l'indagine e una data di verifica chiusura, che ovviamente metteremo quando andremo a verificare la chiusura dell'indagine, magari senza rientrare qui, ma dall'ambiente di consultazione e aggiornamento dati, da cui sarà molto più comodo e molto più rapido senza dover tornare a cercare l'indagine qui sulla maschera. Poi il responsabile, l'oggetto dell'indagine, qui ho messo qualcosa di fantasia, soddisfazione del cliente per i tempi di consegna, destinatari, commercianti, eccetera. Comunque questi sono campi non obbligatori, senza mettere i quali il gestionale vi manda avanti comunque. I campi obbligatori qui sono la data di apertura, il numero e il titolo del questionario. E dopodiché passiamo alle sottoschede, alle sottomaschere per andare ad inserire i dettagli di questa indagine che abbiamo appena aperto. Quindi qui il gestionale ci presenta subito di default la prima scheda, promemoria e presentazione dell'indagine al cliente. Qui in questo riquadro promemoria potremmo scrivere tutte le annotazioni che vorremmo su questa indagine e di qua la presentazione al cliente dell'indagine.
E in questi campi si può scrivere nulla, tanto o tantissimo, c'entrano 64.000 caratteri. E questi i dati che verranno scritti in questi due campi dove entrano 64.000 caratteri, ve li ritroverete poi nei report. E le annotazioni varie pro memoria ve li ritroverete automaticamente nel report interno, ad utilizzo interno su questa indagine numero 1. E la presentazione al cliente invece ve la ritroverete automaticamente nel questionario che verrà inviato al cliente, che sarà direttamente pronto da stampare inserendo i dati che ora andremo a vedere. Quindi abbiamo fatto, se vogliamo, il punto della situazione su questa indagine, abbiamo scelto la formula di presentazione che andrà in alto nel foglio da stampare da inviare al cliente, andiamo a scegliere i target su cui vogliamo condurre l'indagine. E vedete che ci sono alcuni target inseribili, queste sono le voci che poi troveremo direttamente nelle query, e poi c'è anche il mio target, nel senso che c'è la possibilità anche di aggiungere dei propri target oltre quelli che io ho già previsto di default nel software. E leggiamo attentamente qui accanto. Qui dobbiamo scegliere se fare un'indagine semplice, dove io vado ad inserire, non inserisco nessun target, oppure un'indagine complessa. Un'indagine complessa è quella in cui ho scelto almeno un target. Ovviamente ne posso scegliere anche di più. I target che io vado a scegliere e che mi compariranno per esempio, se voglio sapere l'età della persona, mi compariranno nel questionario, io li devo andare a scrivere qui. Li scrivo in ordine, cominciando da qua su in alto, perché così nel report mi si riempirà la prima riga, poi la seconda e poi la terza. Quindi supponiamo che io dei clienti voglia sapere l'età e voglia sapere il loro titolo di studio. Ora, perché parlo di indagine semplice e indagine complessa? Lo vedremo nell'ambiente di inserimento dati, tornando indietro a questa schermata dei target, perché questo software è anche in questa parte è pensato per far sì che l'indagine di soddisfazione del cliente possa essere svolta nel modo più semplice dalla ditta più piccola fino al modo più complesso per la ditta più articolata e più strutturata, più grande. Una volta scelti i target, vado a individuare i coinvolgimenti, quindi se l'azienda è certificata ISO 9000 andrò a vedere quelli che sono i processi del sistema di gestione qualità che sono coinvolti in questa indagine e inoltre i settori aziendali che sono coinvolti nell'indagine. Qualora l'azienda non sia certificata, andrò ad individuare soltanto i settori aziendali coinvolti nell'indagine del cliente. Poi andrò a individuare i documenti, eventualmente ci siano dei documenti da analizzare contestualmente al momento di stesura del questionario o al momento di analisi dei risultati che sono pervenuti, dopodiché vado a gestire l'indagine e vediamo come si può gestire questa indagine. Questo è l'ambiente per l'inserimento delle domande e una volta poi pervenuti i questionari cartacei o in formato elettronico dai clienti, dovrebbero pervenire in formato cartaceo perché le indagini si fanno sempre in maniera anonima sulla soddisfazione del cliente, andrò a inserire i dati qua dentro. Ecco, come vedete, qui inserisco il numero della domanda, il testo della domanda, scelgo un metodo di valutazione e poi posso dare delle indicazioni per la risposta. Quindi qui scriverò il testo della domanda, vado a scegliere un metodo di valutazione. Ora io qui ne ho già inseriti alcuni, valutazione da 1 a 5, valutazione da 1 a 10. Voglio che il cliente mi risponda sì o no, voglio che mi dia un giudizio, buono, sufficiente, ottimo, eccetera. Ciò non è detto che non possiate inserire un vostro metodo di valutazione, perché qualora vogliate condurre un'indagine con un metodo di valutazione che non è qui inserito, potrete andarlo a costruire e il software vi riporterà automaticamente tutti i dati e le percentuali con il vostro metodo di indagine. Supponiamo che io voglia andare a creare un metodo di indagine chiamato grado di soddisfazione
e poi articolare le opzioni di risposta qua giù in poco soddisfatto, soddisfatto, molto soddisfatto. Ecco, siccome qui non c'è questo metodo di indagine, questo metodo di valutazione, grado di valutazione, qui non ci sono le opzioni poco soddisfatto, soddisfatto, molto soddisfatto, io da più tendine, da questo pulsante con il segno più a cui segue la parola tendine, potrò andare a crearlo, come potrò modificare tante altre tendine. Più tendine vuol dire che da qui io posso andare a incrementare quelle che sono le voci delle tendine. In questo caso potrò andare ad aggiungere un mio metodo di valutazione. Quindi apro questa tabellina, trovo altri pulsanti e vado ad aggiungere il mio metodo di valutazione, oppure che abbiamo detto essere grado di soddisfazione. Chiudo. Opzioni di risposta, poco soddisfatto, soddisfatto, molto soddisfatto. Mi ricordo di aggiornare la maschera, dopodiché, se io apro di nuovo la tendina, troverò la nuova voce che ho appena inserito. Questo in relazione a tanti altri, in tante altre tendine del software, qui per il metodo di valutazione. E così come troverò qui nell'opzione di risposta le opzioni di risposta che ho appena inserito. Qui posso inserire delle indicazioni per la risposta, non perché debba suggerire al cliente come rispondere, ma se ho stabilito che il metodo di risposta a quella domanda è rispondere da 1 a 5, con un punteggio da 1 a 5, per esempio su quanto il cliente gradisca il nostro prodotto, il nostro servizio, posso andare ulteriormente a specificare per avere una risposta più aderente alla realtà di rispondere 1 se, 2 se, 3 se, eccetera. Quindi questo glielo posso specificare così come posso anche non specificarglielo. Quindi abbiamo impostato tutte le domande del questionario, andiamo a stampare il questionario da inviare al cliente. Quindi dovremmo inserire il numero dell'indagine, che è il numero 1, indagine numero 1, l'anno di apertura dell'indagine è il 2020, ecco, che il gestionale ci tirerà fuori, ci avrà ricomposto in maniera ordinata tutti i dati dell'indagine numero 1 del 2020. Le parti che noi ovviamente abbiamo, nelle parti che noi ovviamente abbiamo voluto e che sono programmate per spedire al cliente. Quindi, come vedete, c'è una formula di apertura. Qui potremmo inserire i dati ovviamente non da questo foglio, ma dall'ambiente che ora vi farò vedere. Qui c'è la formula di presentazione che avevamo inserito in quella tabellina iniziale. Si prega di cortesemente rispondere alle seguenti domande. Ecco qui che troviamo già i target che abbiamo inserito di là: età e titolo di studio, nel senso che il cliente, pur rispondendo in maniera anonima alle domande, ci dirà che ha 25 anni e che ha il diploma di maturità, perché queste due cose volevamo sapere. E poi qui troviamo tutto l'elenco delle domande, quindi la domanda 2, la domanda 1, la domanda 2, la domanda 3, e se ce ne fossero state 20, il sistema in maniera incrementale, facendo scorrere tutto quello che c'è sotto, va a incrementare le domande, il numero delle domande. Ora, come vedete, questo modulo deve essere personalizzato e ci sono delle mascherine da riempire, una volta riempite le quali vale per tutti i moduli. Andiamo subito a vederle. Quindi io, come vedete, riapriamolo un attimo, questo modulo, indagine numero 1 del 2020, ho scritto qua su, logo aziendale, taglia con il tasto destro del mouse, vai a inserimento dati, stampe, e da lì potremo personalizzare l'intestazione, il piedi pagina, eccetera. Andiamo subito a vedere come si fa. Chiudi, inserimento dati, personalizzazione stampe. Ecco, queste sono tutte le stampe che si possono fare da questo software, quindi tutti i moduli della qualità, oltre a questo del questionario, e avremo poi il questionario di autovalutazione dei fornitori, eccetera. Questo
Quindi qui io apro intestazione, vado a scrivere la ragione sociale dell'azienda e altri dati che voglio che compaiano qua su in alto. Con il tasto destro del mouse clicco, taglio e se volessi invece, una volta che ho tagliato questa immagine per inserire il mio logo aziendale, se volessi inserirlo farò inserisci oggetto e andrò ad allegare un file d'immagine del mio logo aziendale come se dovessi allegare un file a una mail molto, molto semplicemente. Quindi questo una volta sistemato andrà in tutti quei moduli che avete visto qui nell'intestazione di tutti questi moduli. Così come una volta sistemato il PA di pagina, anche questo si riverserà in tutti i moduli, così come la firma della direzione e la firma del responsabile della qualità per i moduli della qualità. E mentre per i moduli che vanno all'esterno, come questo che stiamo vedendo adesso sul questionario di soddisfazione del cliente, potremmo, o per l'ordine al fornitore, potremmo andare a mettere il luogo e la data, quindi Roma, lì 22 febbraio 2020, questo ovviamente lo dovremo cambiare, e una formula di saluti che possiamo anche scrivere una volta per tutte, se ci va bene, io ho scritto cordiali saluti, voi potrete scrivere quello che vorrete. Quindi torniamo all'ambiente di inserimento dati del questionario e addentriamoci adesso nel vedere la distinzione tra il questionario semplice e il questionario complesso. Il perché di questa distinzione e come si va a gestire. Quindi entriamo ancora in gestione indagine. Quindi eravamo arrivati ad aver stabilito l'indagine con l'argomento e tutto il resto, ad aver individuato tutte le domande, il metodo di valutazione. Se questo metodo di valutazione non era quintendina, abbiamo aggiunto il nostro. Abbiamo eventualmente indicato delle modalità di risposta al cliente. Abbiamo visto le domande inserite dal questionario, magari ce ne siamo dimenticata una, allora andremo qui a fare aggiungine un'altra. E a questo punto supponiamo che siano stati inviati i questionari ai clienti, siano tornati indietro e dobbiamo registrare i dati nel gestionale, cioè dobbiamo andare a scrivere qua le risposte. È qui che il gestionale è flessibile e che si adatta alle esigenze dalla più piccola azienda fino a quella più grande, con il questionario semplice e il questionario complesso. Abbiamo detto che il questionario complesso è quello dove io scelgo almeno un target, cioè vado a complicare l'indagine e quindi poi la rilevazione dei risultati con almeno un target. Almeno un target oltre che cosa? Oltre al fatto di vedere quanti a quella domanda dove io ho chiesto di rispondere con una valutazione da 1 a 5, quanti hanno risposto 1, quanti 2, quanti 3, quanti 4 e quanti 5. Perché se io mi accontento di questo, magari sono un'azienda piccola e per me può essere più che sufficiente, il questionario è semplice, cioè io non scelgo nessun target. Mi accontento semplicemente del fatto di sapere tra tutti quelli che mi rispondono, quanti hanno risposto 1, quanti 2, quanti 3, quanti 4 e quanti 5. Ed infatti, se leggiamo questa scritta in grigio scuro qua sopra alla tabellina dove si inseriscono i risultati, inserimento dati delle risposte, si può scegliere anche solo uno o nessun target. I campi obbligatori sono opzione risposta e numero risposte. Quindi quando vado a scrivere una riga qui, se non metto almeno opzione risposta, cioè quanti hanno risposto scegliendo l'opzione 1, quindi valorizzando questo campo e questo campo, il software non mi manda avanti. Mentre mi manda avanti se io lascio vuoti tutti questi altri campi: l'età, il sesso, il titolo di studio, la professione, il settore merceologico, il CAP, il quartiere o la frazione, il comune, la provincia, la regione, lo Stato ed altri target che io eventualmente possa andare a inserire, perché ora qui non potevo prevedere tutto, quindi magari io posso inserire un altro target dove io voglio fare una rilevazione, voglio vedere quanti mi rispondono uno di quelli che hanno tra 25 e 30 anni che hanno l'hobby del calcio e quindi io qui andrò a scrivere un mio target che non è previsto tra questi già contemplati di default nel software. Come vedete,
vale sia per un'azienda, ma può valere anche per una pubblica amministrazione che può fare un'indagine di rilevazione della soddisfazione dei cittadini rispetto all'operato della pubblica amministrazione, andandoli a dividere magari in una città più grande, anche per CAP, per quartiere, o in un comune più piccolo per frazioni, quindi vedendo quanti hanno risposto uno di quella frazione a questa domanda, eccetera. Allora, io qui, se devo fare un questionario semplicissimo, dove mi basta sapere alla domanda numero 1 quanti hanno risposto 1, quanti 2, quanti 3, quanti 4 e quanti 5, qui non scriverò nulla, qui non scriverò nulla. Se invece io voglio andare a complicare un pochino l'indagine, allora qui scriverò che oltre a vedere quanti hanno risposto uno, voglio vedere anche la loro età e il loro titolo di studio. Quindi l'indagine si andrà a complicare perché non avrò nella query che poi mi restituisce il risultato solo una riga di quanti hanno risposto uno, 20 hanno risposto uno su 100, quindi sono il 20%, ma potranno avere risposto uno più righe, cioè potrò avere più risposte da parte dei clienti ad uno, perché dei clienti possono avere una certa età e un certo titolo di studio, altri clienti un'altra età e magari quello stesso titolo di studio, altri clienti ancora la stessa età e un altro titolo di studio ancora. Ripeto, per le aziende piccole tutte queste complicazioni non esistono, perché io qui andrò semplicemente a dire, a scrivere l'opzione di risposta e il numero delle risposte. Dopodiché, prima di andare a vedere, quindi ho inserito a questo punto i risultati del questionario e magari in una riunione della direzione o nel comitato guida della qualità per le aziende che sono certificate ISO 9000 andremo a vedere quelli che sono i risultati e quindi ad analizzare i risultati dell'indagine di Customer Satisfaction, prima di passare poi alla fase finale della relazione di chiusura, con la quale io faccio ancora di più il punto della situazione descrittivo, ovviamente avendo davanti i numeri, altrimenti non faccio niente, farò la relazione descrittiva e poi, qualora siano emerse dalle indagini delle problematiche con i clienti, potrò andare anche a dettagliare un piano di attività che nel corso del tempo cerchi di ovviare alle mie pecche per far sì che i clienti poi l'anno prossimo non mi muovano gli stessi appunti che hanno evidenziato in questa indagine. Quindi andiamo a vedere quelli che sono i risultati dell'indagine, magari stampando un report interno da distribuire poi in formato anche cartaceo ad una riunione della direzione. Ecco, questo report, così come il questionario qui. Da questo punto interrogativo potevamo vedere l'anteprima, come abbiamo visto, da qui lo possiamo stampare. Allo stesso modo, il report interno sul questionario, che quindi sarà soltanto ad uso interno, da qui lo possiamo stampare e da qui possiamo vedere l'anteprima. Vediamo l'anteprima del report interno di questa indagine. Anche qui dovremo dire indagine numero 1 che è stata aperta nel 2020. Vediamo un attimo che si apra il report. Ecco, qui ovviamente non ci saranno tutte le forme di convenevole nei confronti del cliente, perché questo è a uso esclusivamente interno. Abbiamo il numero dell'indagine, abbiamo la data di apertura, il titolo, il responsabile, le note, se abbiamo inserito le note, di là possiamo inserire anche mezza pagina di note, questa casella è espandibile, quindi tutto quello che c'è sotto scorre, non si altera nulla. Qui abbiamo i processi che abbiamo inserito che sono stati coinvolti nell'indagine, i settori aziendali coinvolti. A questo punto passiamo qui i documenti, eventualmente se abbiamo inserito dei documenti, e a questo punto passiamo a vedere i risultati di questa indagine. Abbiamo detto che c'erano tre domande, eccole. Domande sul questionario e risultati, anche qui c'è una flessibilità dello strumento report, oltre che dello strumento di inserimento dati e di calcolo dei dati, c'è una flessibilità dello strumento report. Perché? Perché qui troviamo le domande del questionario e i risultati che sono completi se l'indagine è semplice, cioè se l'indagine è semplice, io volevo sapere solo, come ho ripetuto già diverse volte, quanto quanti alla quella domanda
con valutazione da 1 a 5 hanno risposto 1, quanti 2, quanti 3, quanti 4 e quanti 5, questo report è assolutamente completo, non c'è nessun altro dato da vedere, perché appunto nel gestionale ci sarà solo una riga che ha risposto 1, cioè ci saranno 10 persone che hanno risposto 1. Nel caso in cui invece io sia andato ulteriormente a complicare il questionario e abbia per esempio inserito anche solo l'età di quelli che hanno risposto e avrò due righe di quelli che hanno risposto 1, nel senso che hanno risposto 1 15 tra 20 e 30 anni e 12 tra 30 e 40, e qui ho fatto proprio questo esempio, saranno 27 quelli che hanno risposto 1. Ma allora, siccome io lo so che ho fatto il questionario complicandolo con qualche target, so che questo 27 è un dato da approfondire. 27 hanno risposto 1, ma questo 27 potrebbe essere la somma di diversi target che hanno risposto 1. E quindi a quel punto, magari per approfondire, dovrò andare a vedere la query dove c'è il dettaglio delle varie righe con tutti i diversi target che hanno risposto 1. Però qui ho già un quadro e io lo so che ho fatto un'analisi complessa e non semplice, però ho già un quadro, nel senso che vedo che di 143 risposte, 27 clienti hanno risposto 1, che sono il 18,88% del totale. Se invece, e questo lo so anche nello stesso modo, l'indagine è semplice, so che questo dato è assolutamente perfetto, non c'è da andare a fare nessun approfondimento nelle query perché 27 hanno risposto 1, che sono il 18,88% del totale, senza divisione in target. Nella query c'è una sola riga rispetto a quelli che hanno risposto 1. Quindi abbiamo la domanda 1, la domanda 2, la domanda 3, che ovviamente, come abbiamo visto, si possono perfezionare anche le firme. Qui abbiamo la relazione di chiusura che una volta che la scriveremo, poi magari ristamperemo il report finale con tutta la relazione di chiusura, eventualmente anche con il piano attività. Quindi abbiamo stampato il report, lo abbiamo distribuito in una riunione di riesame della direzione in un'azienda certificata ISO, comunque in una riunione della direzione anche in una qualsiasi altra azienda. Per direzione si intende i direttori generali o i mega manager, anche quelli, ovviamente soprattutto quelli, ma si intende anche semplicemente il proprietario dell'azienda con una persona di fiducia, quella la direzione. Quindi abbiamo i dati dell'indagine. A questo punto possiamo andare a fare una relazione di chiusura che ci comparirà nel report che poi stamperemo alla fine completo di tutti i dati. Da qui potremo vedere i risultati nel dettaglio. Ovviamente, se l'indagine è semplice, ci basterà tenere aperto anche il report. Se invece l'indagine è più complessa, potremo andare qua a vedere quanti diversi target, come dicevo prima, hanno risposto uno a quella domanda. E qui, passando da una finestra all'altra, molto comodamente, senza dover andare a cercare cartelline, tornare indietro, ritornare avanti, no, quel file l'ho chiuso, eccetera, eccetera, lo devo riaprire. Qui posso, passando da una finestra all'altra, fare una relazione dettagliata sulla base dei numeri. La relazione dettagliata ovviamente ci aiuterà a comprendere meglio, facendo una relazione, i dati che numerici che sono emersi, e a questo punto è quindi di mettere maggiormente a fuoco le eventuali problematiche con i clienti che sono emerse dall'indagine, e eventualmente andare a dire sì, c'è da fare qualcosa, c'è da migliorare qualcosa sui tempi di consegna. Andiamo a aprire un piano attività e diciamo che nel corso del tempo, per migliorare i tempi di consegna, dobbiamo fare questo e dobbiamo fare quest'altro. E questo e quest'altro, questo lo dobbiamo fare da questo giorno a quest'altro, questo è il responsabile dell'attuazione di questa fase del piano e magari in un'azienda più strutturata, questo è il responsabile della verifica della chiusura di questa fase del piano che si deve chiudere entro una certa data. Oppure se non c'è da fare niente, non si apre nessun piano attività e questa tabella rimarrà bianca. Se qui scriviamo qualcosa, come abbiamo visto nel report, andrà automaticamente nel report. Detto questo, andiamo a parlare degli epiloghi. Gli epiloghi sono un qualcosa che emerge alla fine di tutto questo processo.
C'è un piano attività che eventualmente si va a fare fatto di cose concrete, faccio A, faccio B, faccio C. Ora non è che l'epilogo dà luogo a cose non concrete, dà luogo a cose molto concrete, ma la spunta di una di queste caselline dà luogo a delle statistiche molto importanti nel tempo. L'epilogo di questa indagine di soddisfazione del cliente, quale potrebbe essere? Era un'indagine che aveva ad oggetto la soddisfazione sui tempi di consegna della merce. I clienti si sono molto lamentati e quindi, per tamponare, innanzitutto andiamo a mettere in campo un piano attività da qui al giorno N. Ma potremmo anche andare a dire, se siamo certificati, se sono 9.000, apriamo un progetto di miglioramento sul processo vendita, che comprende anche ovviamente l'aspetto della consegna della merce. E quindi, mettendo una spunta qui, ora io ho messo una spunta in tutti i processi, su tutti i processi, per far sì che venisse qualcosa nei grafici dove questi valori poi sono evidenziati, sia in termini assoluti che percentuali. Però, supponendo che tutti questi siano bianchi, e così ci si presenteranno quando apriremo una nuova indagine. Qui i clienti si sono lamentati, potremmo andare a dire: ma guarda, facciamo subito un riesame della direzione e parliamo di questa cosa. E poi apriamo al riesame della direzione, decidiamo subito di aprire anche un progetto di miglioramento. Ecco, questo è un epilogo e mettendo queste due spunte, nelle fonti dei progetti di miglioramento, dei riesami della direzione, avrò un aumento di una unità circa il fatto che un riesame della direzione mi è derivato dalle indagini di soddisfazione del cliente. Un progetto di miglioramento l'ho aperto in conseguenza di un'indagine di soddisfazione del cliente. Quindi andrò a vedere, ora lo vedremo, sia gli epiloghi che le fonti di tutti gli ambienti del sistema qualità. Ora rimetto le spunte, così qua vediamo i valori assoluti e i valori percentuali. Io le avevo messe tutte anche per vedere che tornassero in maniera esatta i numeri. Quindi, dicevo, epiloghi e fonti, che li possiamo vedere anche dall'ambiente ovviamente di consultazione e di aggiornamento dati. Quindi apriamo l'ambiente di consultazione e aggiornamento dati. Qui lo raggiungiamo da questa lente di ingrandimento. Ecco che in alto a sinistra vediamo subito le fonti e gli epiloghi. Quindi fonti, cioè da cosa trae origine la necessità, io l'ho scritto anche qua giù in basso perché poi i dati che si vanno a leggere siano chiari, da cosa trae origine la necessità di condurre indagini di customer satisfaction. Cioè le facciamo periodicamente, oppure le facciamo quando abbiamo l'acqua alla gola perché magari da delle verifiche ispettive, da dei riesami della direzione o dai reclami del cliente deriva che i clienti si lamentano e allora andiamo a fare l'indagine. E questo lo possiamo vedere. Queste sono le fonti. Ora c'è 1111 perché ho messo una spunta per ciascun processo e quindi qui vediamo che, per esempio, le fonti, supponendo che questi dati siano veritieri, vediamo che le indagini di customer satisfaction sono derivate una volta in seguito a un riesame della direzione, una volta in seguito ad una verifica ispettiva, cioè sono state un epilogo della verifica ispettiva. E qui abbiamo i valori assoluti e qui i valori percentuali. E qui possiamo andare a vedere i grafici sia dei valori assoluti che dei valori percentuali. Ora ne apriamo soltanto uno per fare rapidamente. Ecco, qui avremo nel corso del tempo ovviamente queste barre che si muoveranno e che ci faranno vedere fonti, da cosa trae origine la necessità di svolgere indagini di customer satisfaction, valori assoluti. Qui ci sono le fonti, cioè tutti gli altri processi del sistema qualità, e qui ci sono i valori. E quindi questo sarà il contributo alle indagini di customer satisfaction dato da tutti gli altri oggetti del sistema qualità, quindi con un dato statistico qui in termini assoluti nel corso del tempo e aprendo quest'altro grafico in termini percentuali. E qui gli epiloghi, quelli che abbiamo visto di là, quindi mettendo quelle spunte in quelle caselline dell'indagine di customer satisfaction, vedremo quali sono nel corso del tempo gli epiloghi delle indagini. Da qui li possiamo aggiornare gli epiloghi, quindi senza tornare
della maschera, possiamo andare qui e vedere che, per esempio, questo qui non è fatto, cioè relativamente all'indagine numero 2, ancora non è detto che dobbiamo mettere per forza una spunta, possiamo mettere anche nessuna spunta perché non è emerso niente, ma qui metteremo fatto, nel senso non è emerso niente, però qui ho fatto il punto della situazione che non è emerso niente. Quindi qui troveremo tutte le indagini con tutte le possibilità di mettere le spunte di ciò che ancora, su ciò che ancora non abbiamo fatto, su quelle indagini su cui ancora non abbiamo fatto il punto. Quindi se io qui anche non mettendo nulla, no? Anche non mettendo nulla, dico l'indagine numero 2, non è emerso nulla, quindi non c'ho da mettere nessuna spunta, ma dico fatto e salvo. La volta dopo che andrò a riaprire, io ora c'avevo solo quella riga, se ci, non ho più niente, ho tutto a posto, non ho pendenze, diciamo, da questo punto di vista. Se ce ne fossero state 9, sarebbero passate a 8. Chiudiamo, qui abbiamo la lista dei documenti, quelli che abbiamo inserito di là, il registro delle indagini, la tabella, la possibilità di aggiornare. E qui abbiamo i dati statistici semplicemente inserendo in quelle tendine quei due o tre processi che sono coinvolti nell'indagine, o anche uno solo, o quei due o tre settori aziendali, o anche uno solo, che sono coinvolti nell'indagine. Vediamo qual è il risultato. Lo vediamo soltanto per uno, intanto le due tabelle pivot sono strutturate assolutamente nello stesso modo, sia per i processi che per i settori aziendali. Quindi qui andiamo a vedere che ci sono stati sette coinvolgimenti, che hanno coinvolto 1, 2, 3, 4, 5, 6 processi, 7 coinvolgimenti, 6 processi, perché questo processo è stato coinvolto due volte nelle indagini, è stato coinvolto due volte. Qui potremo vedere anche l'indagine o le indagini in cui il processo è stato coinvolto. Vedete, questo voi non avete fatto niente, ma semplicemente da quella tendina, avendo detto in questa indagine c'è coinvolto questo processo qui. Il processo delle vendite. Il software elabora automaticamente questi dati. Vedrò per esempio che il processo, ora io ho messo dati, ovviamente ho scelto processi a caso coinvolti, pianificare e gestire i servizi in outsourcing è stato coinvolto una volta pari al 14,29% del totale. Anche questi sono dati statistici che nel corso del tempo sono molto utili, ci fanno vedere il grado di coinvolgimento e per contro anche quei processi che abbiamo poco coinvolto o non coinvolto affatto nelle indagini di soddisfazione del cliente, così come per i settori aziendali. E poi abbiamo il piano attività in uscita, qui possiamo vedere il piano attività in uscita completo nel senso che ci darà sia le attività che abbiamo già evaso, sia quelle che ancora non abbiamo evaso. Quindi piano attività, titolo indagine, si chiamava questionario 1, posso mettere anche una stringa, oppure scrivere tutto quello che voglio dell'anno 2020. E qui abbiamo quelle due fasi, fare questo e fare quest'altro che avevamo inserito di là. E vediamo che sono evase già tutte e due. Tant'è che se noi andassimo qui a cercare delle azioni inevase, ora io qui cerco azioni inevase, non è che devo guardare necessariamente tutte queste tabelle, le cerco in relazione a ciò che mi ricordo per fare l'interrogazione. Mi ricordo il titolo dell'indagine? Ok, la cerco da qui. Quindi, questionario 1, scrivo una sola parte di tutta questa stringa, 1, che non è il numero del questionario, ma è il titolo, chiama questionario 1, 2020. Qui devo trovare niente, perché ce n'erano due e sono già evase. Ecco qui, non c'è niente. Da qui, invece, potrei, ovviamente se ve ne fossero, andare a mettere le spunte e dire sì, questo l'ho fatto, ora non c'è niente, nessuna spunta da mettere perché tutte le attività del piano io le ho già segnate come evase da di là nella maschera, ma se avessi una riga potrei dire no, questo ancora lo devo fare, è una scadenza, quindi verifico le scadenze, oppure l'ho fatto, metto la spunta e chiudo e quindi il software mi toglierà quella fase del piano attività da quelle da evadere. Da questi ambienti qua potrò andare a vedere le indagini interrogando
a seconda di quanto complicato la situazione, per CAP, per quartiere, per comune, per provincia. Se la situazione l'ho complicata perché non ho inserito nessun target, mi sarà sufficiente andare a vedere il quadro completo di un'indagine, dell'indagine numero 1 del 2020. E qui avrò il quadro completo dell'indagine numero 1 del 2020. Quanti hanno risposto a questa domanda dove io ho chiesto di rispondere sì o no? 67 sì, 35 no, totale 102 con le percentuali. Ecco per esempio qui un esempio delle due righe in cui due target diversi, ora qua non ho scritto niente, comunque sono due target diversi, hanno risposto 1, 12 tra 15 e 24 anni, 15 di un altro target. E di là avevamo quel 27 che ci andava a fare il totale di quelli che hanno risposto 1 per darci subito un quadro sintetico dell'indagine complessa. Se qui ci fosse stato solo 27 su una riga soltanto, vuol dire che l'indagine è semplice, quindi c'è soltanto un gruppo di persone senza che sia distinto in target che hanno risposto 1 a quella domanda. Ovviamente, una cosa che mi sono dimenticato di dire, io nella gestione dell'indagine posso chiedere al cliente anche di rispondermi in maniera aperta ad una domanda. È chiaro però che se io ricevo anche poche risposte aperte, che poi nel corso del tempo possono essere tante anche per una piccola azienda, io devo andare a categorizzare la risposta aperta, cioè anche per le risposte aperte devo andare a scegliere un metodo, cioè se io quel grado di soddisfazione che poi classifico in poco soddisfatto, soddisfatto o molto soddisfatto, lo volessi rilevare anziché far mettere una crocetta su poco soddisfatto o molto soddisfatto da un'indagine con una risposta aperta, poi devo leggere la risposta e assegnare quella risposta all'opzione da qui, dalla tendina, poco soddisfatto, soddisfatto, molto soddisfatto, altrimenti non mi viene fuori nessun numero da analizzare. Però ovviamente posso includere nel questionario anche delle risposte aperte. E quindi abbiamo visto anche l'ambiente di consultazione dati. Direi che per quanto riguarda questo argomento delle indagini di customer satisfaction, possiamo concludere qui questo video tutorial. Se avete voglia e pazienza di seguirmi per qualche altro minuto, vi illustro molto rapidamente, rapidissimamente, gli altri ambienti del software, quindi costi fissi e costi variabili. I costi variabili abbiamo detto all'inizio che è l'unica parte del software, appunto, variabile che si differenzia a seconda del core business dell'azienda, il cantiere, l'evento, la linea di produzione, il settore automotive, eccetera. Poi abbiamo l'ambiente fornitori con l'anagrafica fornitori, poi questi ambienti verranno tutti illustrati, li trovate tutti illustrati raggiungendo dai link qui sotto ai tutorial dedicati ai singoli argomenti, anagrafica, fatture, prezzi, i clienti, l'anagrafica e la gestione del commerciale, quindi con i contatti, gli esiti, gli appuntamenti, i ricontatti, le conclusioni di contratti, eccetera. E le fatture, da qui dalle fatture attive e passive all'inserimento dati e alla consultazione ci si accede ovviamente anche dall'area fornitori e clienti, qui è un'area dedicata alle fatture, ma si accede ovviamente agli stessi ambienti: inserimento dati attive e passive, storico fatture passive, storico fatture attive, stato della fatturazione, dove avremo anche le rimanenze da fatturare anche in relazione ad una vendita i cui incassi sono stati dilazionati nel tempo. Il saldo IVA in un determinato arco temporale, che naturalmente faremo dall'inizio dell'anno ad oggi. Il cash flow, quindi la situazione di liquidità di cassa, qui come quando se vorrete iniziare a utilizzare questo gestionale, potremo inserire il cash flow iniziale, che ora ho messo in un centesimo di euro. Qui posso inserire le entrate diverse dalle fatture, qui le uscite diverse dalle fatture e vedere quello che oggi è il cash flow, la liquidità di cassa. E questa è quella di oggi, reale. Qui posso fare una simulazione da questo pulsante, andando ad inserire la data di oggi, la data del giorno N, per vedere quale potrebbe essere
anzi, quale dovrebbe essere la liquidità di cassa al giorno N, dovrebbe qualora io andassi a pagare tutto quello che devo pagare e a riscuotere tutto quello che devo incassare. E poi abbiamo il magazzino, anche qui ambiente di inserimento dati è storico. Faccio vedere rapidamente la maschera del magazzino, anche qui pensata per una molteplicità di aziende, come vedete dalla possibilità dei movimenti. Questo sarà oggetto di un singolo tutorial. Il personale, anche questo molto articolato, la scheda del dipendente, la composizione oraria per livelli, quindi la composizione oraria di quel livello contrattuale si compone di euro X per A, di euro X per B, di euro X per C, e la gestione delle presenze quando andrò assegnare un'ora lavorativa a quel dipendente, il software mi pescherà la somma di quello che ho inserito, delle n righe che ho inserito che compongono la sua retribuzione oraria in base al suo livello contrattuale. La gestione della formazione, le scadenze varie, i relativi alert per quanto riguarda il personale, per esempio, mi vengono in mente le visite mediche. Qui abbiamo gli ordini e i preventivi, quindi troveremo tutti i nostri prezzi che abbiamo inserito, i prezzi dei fornitori, tutti gli ambienti per comporre un ordine a fornitori, un ordine da clienti, la richiesta di preventivi a fornitori e l'invio dei preventivi a clienti. Ordine a fornitori, richiesta preventiva a fornitori, invio preventivi a clienti hanno anche il loro report da stampare che viene in automatico, come quello che abbiamo visto per il questionario di soddisfazione del cliente. Ultimo aspetto, non meno importante, anzi molto importante per le aziende certificate, la gestione di tutto il sistema certificato nello stesso modo in cui abbiamo visto le indagini di soddisfazione del cliente, quindi piani qualità, controlli standard sui mezzi aziendali e di qua l'analisi di contesto dell'organizzazione, il nuovo paragrafo 4 della norma ISO 9001-2015, che io ho impostato secondo il modello SWOT, anche qui si inseriscono dati molto rapidamente, abbiamo delle statistiche importantissime per l'azienda, la scheda per tarare gli strumenti di misura, nel senso che io tutte quelle voci, soprattutto se non sono una persona esperta di quelle materie, nel libretto dello strumento le vado a rilevare soltanto una volta, perché dovrò ovviamente riempire la scheda di taratura per mandare lo strumento al laboratorio, lo faccio una volta, la volta successiva devo fare solo la stampa. Gli indicatori di performance, ovviamente importantissimi non solo nel sistema di qualità certificato, anche nelle altre aziende. Qui mettendo pochissimi dati abbiamo il software ci restituisce delle informazioni eccezionali. E poi i processi di sistema classici del sistema ISO 9001 attualmente nella versione 2015, la soddisfazione del cliente l'abbiamo vista, le verifiche ispettive, i progetti di miglioramento e le azioni preventive, l'esame della direzione, la gestione delle non conformità e la gestione delle registrazioni con il quadro di moduli, istruzioni operative e flussogrammi per ciascun processo di lavoro e tutte le istanze di revisione che nel corso del tempo magari hanno dato vita alla revisione numero 1 del modulo X della data N. E quindi diciamo che ho proprio concluso questo video tutorial. Ripeto quello che ho detto all'inizio: qua sotto in descrizione trovate i link a tutti i singoli oggetti del gestionale che descriveranno un singolo oggetto, per esempio il magazzino, così come in questo tutorial è stato descritto l'aspetto delle indagini di soddisfazione del cliente. Finisce qui questo video tutorial, io vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci.